Ho già ad Ancona un incontro con i rappresentanti dell'ANCI con il neocommissario alla ricostruzione Giovanni Sì, il primo incontro istituzionale, quattro delegati ANCI dei vari territori e il nuovo commissario. È stato un incontro assolutamente importante, un primo confronto di un commissario che noi vogliamo, ma glielo abbiamo chiesto chiaramente, entri subito, diciamo così, nella fase operativa. Abbiamo chiesto una cosa molto semplice che riassume un po' tutto. Chiediamo che sia il commissario dei sindaci. E attraverso i sindaci, il commissario dei territori, il commissario della gente, delle popolazioni in grande difficoltà, perché quello che è mancato in questi anni è una figura che avesse, insomma, sia la capacità di intercettare le istanze, le esigenze, ma soprattutto con autorevolezza e forza politica e istituzionale, portarla poi ai tavoli e ai livelli istituzionali parlamentare e governativo per tradurla in norme giuridiche. È stato un incontro importante, anche se sono fissati degli step, ci sarà anche un incontro a Roma prossimamente. Sì, a breve a Roma insieme al commissario che formalmente si insedierà la settimana prossima, quindi insomma bisognerà attendere l'insediamento formale, ma devo dire che ha già percepito il commissario che deve essere subito operativo. Insomma, non abbiamo più bisogno di ascolto, di un ascolto fine a se stesso. Ormai siamo nel tempo in cui i problemi si devono conoscere, le proposte dei territori sono chiare, basta adesso avere la forza di tradurli in atto, insieme ai sindaci, insieme ai territori, con i presidenti di regione. Questo è chiaro sia sul piano, ecco, delle modifiche normative che abbiamo chiesto, semplificazione di ricostruzione pubblica, più personale, semplificazione della ricostruzione privata, e l'attuazione delle norme esistenti. Noi abbiamo tante norme che sono state previste, poche rispetto a quelle che avevamo chiesto, senza le misure straordinarie che avevamo chiesto, però anche quello che c'è di fatto è stato attuato male e con ritardo. Quindi bisogna partire subito con l'adozione delle ordinanze che servono e raccordarsi. Ieri siamo stati al Dipartimento della Protezione Civile con il dottor Borrelli, raccordarsi con la Protezione Civile per quanto riguarda il rapporto tra emergenza e ricostruzione. Penso al CAS, ad esempio, e ai termini per le scadenze, le presentazioni dei progetti, che sono strettamente legati perché purtroppo quando abbiamo una ricostruzione che è ferma, diventa fondamentale gestire ancora purtroppo una situazione di L'emergenza. straordinarietà e di emergenza. Senta, ma il 25 ci sarà questa manifestazione oppure viene Ma rinviata? l'ANCI adesso sta lavorando appunto per adattare anche la mobilitazione ai tempi di insediamento del commissario, quindi da qui a breve si saprà meglio in merito alle date, ma insomma se non dovesse essere il 25, Ok, comunque il martedì giorno prossimo. dell'insediamento sarà una data di poco successiva, quindi non c'è nessun tipo di spostamento, di rinvio di una mobilitazione che è in atto e vorremmo che questa mobilitazione, che a questa mobilitazione facesse parte anche, di questa mobilitazione facesse parte anche il commissario. Sarebbe già il primo segnale di una vicinanza ai sindaci, di una ricostruzione che finalmente parte e si mette in moto appunto per rilanciare tempi e procedure per appunto una ricostruzione che è ferma, partendo dal basso, dalle esigenze dei territori.